Senatrice Bastico, un incontro con tutti i rappresentanti provinciali del Partito Democratico per discutere della proposta lanciata dal leader Dario Franceschini contro i tagli alla scuola. Per avviare una grande mobilitazione, per dare voce alla scuola in tutto il paese e poi portare le firme raccolte su questa petizione popolare ai presidenti della Camera e del Senato per impegnare, obbligare, direi, il ministro Gelmini a venire in una discussione parlamentare su quelle proposte. Sono proposte che dicono no ai tagli del personale, perché la scuola non li può reggere, diventa sempre più povera, più debole e anche più ingiusta. Assessore Cortesi, la tragedia in Abruzzo ha visto i riflettori puntati sulla casa dello studente, proprio di studenti voi avete parlato nel corso della riunione di quest'oggi. Il vostro obiettivo è quello di dare priorità all'edilizia scolastica? Il nostro obiettivo è dare priorità all'edilizia scolastica. Il nostro Stato è dotato di una legge importantissima, che è la legge 23, che purtroppo nelle finanziarie che si sono susseguite ha sempre visto un vergognoso zero. Non si possono piangere i morti e non investire sull'edilizia scolastica. Lo voglio dire da coordinatrice degli assessori all'istruzione, dicendo che tutte le province italiane hanno fatto enormi sforzi dai loro bilanci per tenere le strutture a norma, per costruire le nuove sedi scolastiche, per fare tanti interventi di edilizia scolastica. C'è un grande sacrificio di tutti gli enti locali a fronte di uno Stato che invece resta silente rispetto a un tema così importante.